Ciao ragazze, allora questo è un nuovo video tutorial sul trucco. Sì. E, tutti i prodotti che ho utilizzato ve li faccio vedere alla fine del video come sempre. E il trucco è questo qua. Sui toni del rosa e del viola. Niente, spero vi possa essere utile, spero lo possiate riprodurre. Se avete qualche richiesta su qualche video, vi potete lasciarli nei commenti sotto. E niente, volevo solamente dire che non mi ricordo se ve l'avevo detto voce, ma mi sembra di no, che ho aperto la pagina Facebook del mio canale e vi lascio il link sotto nell'info box. E che ho in mente di iniziare a fare una serie di video con Daniela, sia su dei trucchi per Halloween e anche una serie di video ispirati a dei trucchi di una certa cosa di cui voglio lasciare la sorpresa, e non vedo l'ora di farli perché, boh, niente, questa idea mi è venuta così e mi sembra un'idea abbastanza carina, soprattutto anche per carnevale e cose del genere. E niente, carnevale che sarà tra un po', però vabbè. Facciamo un anticipo. E niente, io vi saluto e vi lascio al trucco. Allora, inizio applicando una base, io utilizzo la I Love Stage di Essence. Dalla palette della Fräulein, questa qua, vado a prendere il bianco, questo, con un pennello da ombretto e lo applico su tutta la palpebra mobile. Con un pennello a penna, come questo qua, vado a prendere un fucsia, come questo, e vado a fare la V e poi vado nella piega. E poi con un pennello da sfumatura lo sfumo un po'. Poi, allora, questo è il fucsia che abbiamo appena usato, prendo quello sotto, beh, in questo caso è sopra però la palette, vabbè, uguale, sopra che è leggermente più scuro. Sempre con il pennello appena questo qua e lo vado a passare sopra. Poi lo sfumo. Poi, sempre con il pennello a penna, un viola, come questo, un viola matte scuro, e lo vado a mettere proprio sotto il rosa, formando sempre una V.
po' di nuovo. Riprendo il penne e la penna e riprendo il viola. Poi sfumo. Poi un nero matte e lo applico solo alla fine, pochissimo, e poi lo sfumo. Vado a prendere poi un colore illuminante, come questo qua, e lo vado ad applicare sotto l'arcata sopraccigliare. E poi con un pennello da sfumatura più grande vado sfumare tutto. Poi prendo un pennellino piccolissimo, come questo. Riprendo il fucsia che abbiamo usato e lo vado a mettere sotto le ciglia inferiori. Poi ora prendo un eyeliner, utilizzo un eyeliner in penna e lo vado ad applicare solo alla fine dell'occhio. In questo modo. Poi prendo una matita viola e la metto nella rima interna. Poi applico il mascara. Mente che mi sono dimenticata di applicare un colore argento come questo qua, ancora più sotto di dove abbiamo applicato il viola, quindi qua. Poi ok, questi qua sono gli occhi finiti. Sulle guance vado ad applicare un blush rosato con un pennello da blush. Applico una tinta rosa,
applico sopra un gloss, sempre sul rosa, un rosa scuro. E questo è tutto il look completo. Con tutti i prodotti che ho utilizzato. Allora, c'è questo coso dei pennelli che mi dà troppo fastidio. Allora, come base ho utilizzato la I Love Stage della Essence. Come palette ho usato, adesso spero di non fare un danno, ma chissà che. Ho utilizzato la 120 colori della Fruityline, perché la batteria scarica. Poi, come eyeliner ho utilizzato questo qua della Essence, il numero 01 Deep Black, questo qua. Poi, come matita per gli occhi, ho utilizzato questa viola della Essence, della linea Metallic, la numero 04, l'Electric. Poi, come blush, ho utilizzato questo rosato della Essence che è il numero 20 Baby Doll. E poi sulle labbra invece, ah no, come mascara, scusate, ho utilizzato l'Ultra Tech di Kiko e il Pupa Vamp della Pupa. Poi, come sulle labbra ho utilizzato la tinta della Essence della collezione You Rock, la numero 01 Let Me In Rose, questa, e poi come luci da labbra questo qua della Stay With Me della Essence, che è il numero 05 Like Cotton Candy, questo rosa qua, e basta. Questi sono tutti i prodotti che ho utilizzato. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video.